La giunta regionale, sulla base delle posizioni espresse dai vari gruppi consiliari nella seduta della Commissione Bilancio, presieduta da Vittorio Barazzotto, predisporrà un documento di sintesi riscrivendo la proposta di deliberazione 343, attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, per il riconoscimento di un'autonomia differenziata della Regione Piemonte. Lo scopo è quello di presentarsi alla trattativa con il Governo centrale, avendo raggiunto un'ampia condivisione in Consiglio regionale. Il tema dell'autonomia differenziato è un tema molto sentito, seppur va sempre inquadrato, almeno sotto il mio pensiero, in un tema internazionale. L'unità sotto questo aspetto è fondamentale, quindi la discussione in commissione è avanti, anche se ahimè il tempo c'è contro, in quanto mancano pochi mesi alla conclusione della legislatura. In rappresentanza dell'esecutivo sono intervenuti il presidente Sergio Chiamparino ed il vicepresidente Aldo Reschigna, che hanno illustrato i margini di flessibilità per mediare rispetto alle varie posizioni formulate, compresi i punti di contatto con i 52 emendamenti depositati dal gruppo Movimento 5 Stelle. La Regione Piemonte sta, insieme ad altre regioni, lavorando sul tavolo nazionale per definire criteri di maggiore autonomia gestionale, amministrativa e legislativa in alcuni ambiti. Uno è quello dei beni culturali, tra l'altro l'esperienza del Museo Egizio ci insegna che quando abbiamo avuto la temerarietà di sfidare una struttura ministeriale per trasformarla in fondazione, abbiamo però creato le basi perché poi si potessero assumere direttori di rango internazionale e quindi fare quella programmazione e cui i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Analogamente in sanità noi vorremmo poter programmare le necessità di personale, in particolare di personale specialistico, in modo da poter corrispondere di più alle esigenze del territorio. Un provvedimento che arriva in ritardo, quello della maggiore autonomia della Regione Piemonte, in ritardo rispetto alle prime regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che hanno già presentato le loro proposte di autonomia al governo precedente. E come al solito la Regione Piemonte è in ritardo rispetto a tutte le altre regioni del nord e ci sono alcune criticità pesanti. Soprattutto sul tema del sociale e dell'assistenza agli anziani non autosufficienti si propone un sistema di assicurazione integrativo, di non chiari delineamenti. Anche sulla sanità temiamo il rischio di una ulteriore regionalizzazione della sanità. Sul tema dei trasporti e infrastrutture ci sono alcune fantasie della Giunta che propone di rivedere le concessioni a livello regionale. Ci sta lavorando il governo dopo purtroppo la tragedia del Ponte Morandi a Genova e crediamo di non dover sovrapporre anche una richiesta regionale su questo tema.